Baboons. Scusate, stavo facendo il boss, come al solito. Ma siamo la troupe dei... Allora, io posso, pazzesco, se volete, posso invitare... Come si cambia? Loadout. Gianco o Power? Ma come Power? Invita Power, voglio farmi una foto. Allora, ragazzi, skin color lo cambio subito. Ok, ora va bene. Cambio skin color. Loadout, andate su Appearance e cambiate. Allora, le armi. Ho fatto una foto con Power. Ma io non ce l'ho in Appearance. Wave, Link. C'è in basso, in mezzo. Skin color. Tu, Berre, mi hai fatto una foto con Power. Fearless Rap. Però, ancora più peggio. Okay. Sono stato presentato ufficialmente a Power da altri amici streamer ben più famosi di me, tipo la Kubo Lili. Quando ero fatto come un copertone, niente. Ovviamente aveva solamente bevuto un po' d'acqua. Ero drogato con i bambini. Eravamo ad Amsterdam, quindi era tutto legale. Ah, ok. Eravamo proprio durante il TwitchCon. E dopo che mi era salito l'intero panetto, dopo ho letto nelle istruzioni che bisogna mangiarne prima mezzo e poi l'altra metà dopo un'ora, io invece tipo, ho mangiato tutto insieme perché non ho letto le istruzioni sulla droga. Minchia. Perché sono deficiente. Io, tipo, mentre mi immaginavo di cavalcare un mammut dalle possenti zanne, mi hanno presentato a Giorgio e ho detto: Giorgio, mi dispiace. Ma dobbiamo fare il tutorial? No, non anche necessariamente. Però se volete lo facciamo, perché se tanto però non capiamo un cazzo. Però ero effettivamente fatto come un copertone. Certo. Allora, cosa devo fare? Facciamolo il tutorial, ragazzi. Tutorial. Non capiamo nulla. Tutti quelli che danno... Left the game. Okay. No, ma porca... Il tutorial si fa da soli. Allora no. Facciamo, giochiamo e basta. Facciamo il tutorial. Ma il tutorial dobbiamo farlo, allora? Left mouse to pick and interact. Invite to game. Allora, signori, che cosa volete? Allora, vi dico le opzioni di questa sera. Cosa volete rapinare? La banca, che è l'emblema. Allora, abbiamo gioielleria, Pegasus Museum of Art, Orbital Bank, no, possiamo fare il museo, quindi... oddio, dobbiamo rapinare per la Gioconda. Oppure, tipo, rapinare soldi e gioielli. Allora, andiamoci, dobbiamo la rubare la Gioconda. Adesso ridacci la nostra Gioconda, perché siamo noi i campioni del mondo. Rapiniamo è nostra, è nostra, vogliamo la Gioconda. Aleo, Materazzi ha fatto gol. Voi state benissimo. Buona serata, Cloud. Ma non ti preoccupare. Chi manca? Berro Bronzo. Come si apre sto cazzo di cosa? Ragazzi, c'era un nero che mi salutava a destra, giuro che l'ho visto. Ma che stai dicendo? Giuro che l'ho visto! Ma poi un nero, che cosa vuol dire? Allora, signori, che cosa volete rapinare? Gioielleria o Museum of Art? Casa allora, di Berro è Loadout, Appearance in sense. A me è indifferente, finché sono con voi sarà una bellissima rapina. Ok, andiamo, facciamo il Pegasus Museum of Art. Vai, mettete pronto, ready guys, ready? It's ready guys, l'unica cosa it's che puoi time fare è cambiare la tua il colore della tua pelle. Il colore della perché pelle, siamo poveri. Capisco. It's time to rapinate. Troppo non puoi fare operazioni di Pegasus. Berro, devi mettere ready. Arrivo. To rapinate, puoi dirmelo come it's time to do duel. It's time to do... No. Non posso dire. Tutorial, o facciamo... Sembrava un pochino troppo un'altra parola. Siete pronti, gamers? Vai, ready. Siamo pronti. Come posso è vero, ma adesso dobbiamo fare il push to talk. No, non mi facciamo il push to talk, non capisco un cazzo. Push to talk, mi sentite? Non mi puoi parlare adesso, perché ci sono altre tre persone a cui parlare. Più la chat, non capisco un cazzo. No, allora rimaniamo così, boys. Ok, io ho un drill. Minimum take 20.000, ragazzi, è Little Company all over again. Ma perché... torna su Discord. Ciao, come senti? Io sento tutti, ma io vi... ma perché siamo su Discord? Discord, vi prego, se no divento deficiente. Infatti sì, non ha senso. Più che altro non so quali sono i comandi perché non abbiamo fatto il tutorial. Io ho una pistola. Io non sento nessuno, quindi usiamo Discord e basta. Sì, okay. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Allora, come state? Come si saluta? F. Ciao. Allora, aspetta, ragazzi, però non allora so come si utilizzano gli oggetti che ho in mano. Infatti. Oh, scusate. Allora, questo è il borsone per i soldi, ragazzi.
Questo allora, perfetto, vita. Borsone per i soldi. Allora, è come Little Company, guardate, minimum take 20.000. Sì, sì, è proprio okay. Little Company, sì, uguale. Ma come faccio ad usare l'oggetto che ho in mano? Ah, questa è una bellissima devi domanda. Devi avvicinare nel Aspetta punto sinistro. Dove va usato e te lo Scusatemi, ragazzi, devono togliermi le armi da mano. Ok, perfetto. Probabilmente sì, allora, tipo avete... Sargent Simulator. Io non ho l'arma. Penso che non è abbastanza per tutti. Come funziona questo? Porca troia, anche un fucile, ragazzi. Panino, godo. Allora, signori, ci siamo? Panino, godo. Possiamo andare? Io ho la cosa. Allora, questa è la borsa ma siamo, dei soldi. Ma siamo evidentemente riconoscibili. Abbiamo un furgone nero piazzato qua. Sì, vabbè, siamo armati, sbrighiamoci, no? Abbiamo dei passamontagna. Cioè, diciamo è che vero. La nostra... Perché se vai per strada diventa in bianco e nero il gioco? Guarda, vieni qua. Bianco e nero... Ma non è bianco e nero. No, non è vero. Solo a te diventa qui dietro, così. Qui dietro. Ah, dove? Dietro. Faccio a capire chi siete. Chi è chi? Io sono lì dietro. Qua diventa bianco e nero, non so perché. Perché diventa bianco e è nero? Vero. Oh, è vero. Sto morendo. Allora, signori. Fermi, chi è fermi. Stupidoni. Leo. Guardate qua. Sì, sì. Chi sei? Dobbiamo andare... Allora, dobbiamo rapinare sì. Quel museo. Siete pronti? Sono pronto. Allora, Borsoni, sembra che tu ci abbia tipo, non lo so, una paralisi del braccio che è vero, ragazzi, allora perché il governo non mi dà gli aiuti statali. Esattamente, non dobbiamo dare nell'occhio, ok? Una rapina di protesta, va bene. Ci ho messo apposta il passamontagna. Ok, siete pronti? Siete pronti? Sì, esatto, sì, non se lo aspetteranno mai. No, le videocamere, bro, le videocamere. Non se lo aspetteranno mai, godo. Abbiamo passamontagna, che cazzo te ne frega? Non urlare, Leo, santo Dio, che ci sentono. Se no lo sanno che li rapinano. Allora, ragazzi, ma non possiamo passare per lockpickate. Sto aprendo la porta. Godo. Sto aprendo io. Berro. Oh, raga. Quanto è bella la mafia. Quanto è bella la mafia, Johnny. Ragazzi, ho aperto la porta. Okay, vai, fortissimo. Vai, aprila. Allora, locked, c'è ancora scritto locked. Allora, Poldo. Sì? E si è effettivamente attivato da solo l'oggetto quando tu hai detto di attivarlo oppure devi premere un pulsante? No, Leo, puoi togliere la pistola di fronte a me, per piacere? No, assolutamente mi sta tipo venendo un crampo al dito per tenere in mano questo cazzo di trappolo. Allora, hai mai visto... Oh, aperto? L'aperta? Sì, ma ragazzi, non si frullo questo. Oh, l'aperta! Che cazzo? C'è qualcuno. Mi sono spaventato come un pappo. C'è la sicurezza, brother. Allora, ragazzi, non facciamo casino. Ma vi beccano tantissimo. Allora, io gli sparerò un colpo. Oh, mi ha quasi visto. Tunnarli. No, fra, se gli spari un colpo ti vede. Ma mi sposto. Ok, ragazzi, possiamo spararli. No, perché Madoro? Ma perché il mio personaggio si muove da solo? Ragazzi, al furgone! Ragazzi, il mio personaggio... Ma che sta succedendo? Lasciamo indietro Bruno. Sedia, scappa! No. Beh, se no ragazzi, io scelgo la violenza. Gli sbirri, scusa. Prendete le armi degli sbirri. Ma per me aveva più senso provare a giocarlo stealth. Io ho preso direttamente uno sbirro. Ci siamo. Allora, boys, torniamo a noi. Non so perché mi si è tutto sminchiato il coso, quindi boh. Ma vedi, ci hanno visto le telecamere. Allora, io sposto il corpo. Spostiamo i corpi. Ok. È proprio quello che stavo facendo. Allora, io prendo lui. Ok, perfetto. Io rompo le telecamere in giro. Chat, quanta marmellata. Ragazzi, vi ricordo che è marmellata, non è sangue. Questo gioco è Family Friends. Oh, Guardian Phone. Ci sono altri sbirri fuori. La svuota. Orco 2. Pezzo di merda. Ok, senti, ragazzi, esco io. Stiamo attenzione. Wow! Esco io a controllare. È pieno di piedi piatti, ragazzi. Ha detto chiudete piedi la porta. Ha detto piedi piatti. E come si chiude la porta? Come si chiude? Che ridi per questa cosa. Tasto sinistro. Ok. Ho chiuso il piedi piatti di fuori. Ok? Il piedi piatti. Hai ragione, hai detto così fa ridere. Prova a dirlo, piedi piatti. Allora, ragazzi, io gioco a Candy Crush. Ho dentro tutti i corpi dei piedi piatti, ragazzi. Piedi piatti, sì, sono dentro e fuori. Allora, ragazzi, io ci sono. Io sono in bagno, arrivo. Sei in bagno? Che schifo, ti stai scangando? Ti stai scangando. Allora, dobbiamo trovare ragazzi, la Gioconda. Credo di aver sminchiato i comandi così ora tutte quante le telecamere non funzionano, credo. Power box. Quindi No, guarda, c'è scritto devi uscire un'altra power box. Distruggi la power box. Aia, porca. Oh, chi è stato?
Non lo so, mi hanno sparato Bru, credo. Ci sono gli, i piedi piatti di fuori. Piedi piatti. Dentro, piedi vedi piatti, dentro la SWAT, la SWAT. Cazzo. Ragazzi, ho giocato a Fortnite, so come si fa. No, ragazzi, ragazzi, buildate. Ragazzi, andiamo al furgone, basta, dobbiamo riniziare da capo. No, ragazzi, buildate. Tu devi iniziare da capo. Non spararmi. Non ho un fucile, cos'è questo qua? Piu. Piu, motherfuckers. Ma è pieno di poliziozzi. Piedi piatti si chiama. Poliziozzi. Allora, ragazzi, io ve li tengo. Ragazzi, figli di... penso che un poliziotto mi abbia chiesto pietà e io l'ho freddato subito dopo. Ma non nessuno si... È un crimine di Ginevra, che è una mia amica. Praticamente pezzi di merda. Cosa avete fatto? Ah, ora abbiamo questa rapina diventa un fallimento. Ci siamo tipo a grado 7 stelle. Ce ne sono un botto, boys. Ce ne sono un botto, ragazzi. Potrei morire. Sparagli la testa. Ragazzi, ho finito le munizioni. Ok, godo. Ok, ho distrutto un'altra power box. Che vuol dire, Joe, il... Johnny, coprimi, Johnny. Ragazzi, chiudete la porta. Chiudi la porta. Quale? Quella che abbiamo scassinato? Quella. Ok, chiusa. Ok. Non credo che questo li fermerà per molto, ci però. Ci sono i piedi piatti che mi stanno sparando, però. Dove siete? Niente, o stanno entrando tipo poliziotti sono più armati. Andiamo al furgone. Ma è pieno di piedi piatti anche qua. No, Leo! Mi è scappato il furgone! Ragazzi, ognuno, ma se dovevamo giocare a CS, cazzo! Al furgone! Ragazzi, state attenzione! Ok, sono dentro al furgone! Scappo! Arrivo, ragazzi! Ti manca! No, mi si perché mi si sposta sta cosa, maledizione! Più! Difendetemi! Sparate! Più! Ragazzi, ci siamo! Vai! Ragazzi, non potrò tenerli per molto, pezzi di merda. Non ce la farò. Forza, chiudete. Spegnete. Fate pipidi. Lo devi premere tu, che hai fatto la lobby, vai. Non lo preme. Sto uccidendo un sacco dal... Scassina questo pulsante, scassinalo. È sicuramente colpa dei piedi piatti che hanno manomesso questo marchingegno. È vero, bastardi, infami. Sparagli. Ho un'idea. Ask vote to restart. Va bene. Okay, a posto. Sì, come si fa? Avete vinto, bravi. Allora. Esk. No, sono dentro, sono... Godo. Loading. Allora. Perfetto. Allora, raga, adesso... Perché non sono inclusivo, ragazzi? Certo che sono meno inclusivo. Meno cazzeggio ah, sì. E proviamo a capire, perché secondo me c'è una strategia. Sì, e quella che avevo detto all'inizio, proviamo ad entrare da dietro. Perché sentiamo la posizione principale, è chiaro che troviamo i fantasbirroni, no? Allora, Berro Fronzo, anche se non ha finito la quinta elementare, stavolta sono d'accordo con lui. Chi si blocca? Ma io non so come si prendono le altre cose. Non so che loro hanno un fucile, loro sono bravissimi. Ragazzi, provo a mettere un attimo a schermo intero perché mi si bugga tutto il cazzaminchio. Un attimo solo, Facciamo così. Ok. Siamo qua, così. Boldo, qua davanti. Allora, io arrivo, eccomi qua. Ma quello perfetto. È Berro. Madonna, sedia. Berro. Da che parte? Allora, venite dal parchetto. Passate attraverso il parchetto. Ok. Di qua. Qui di lato? Sì. Ok. Io sto gigolando per piccare l'uomo. Bene. Allora, in chat mi dicono che non dobbiamo rubare le power box. E... cioè, non dobbiamo distruggere le power box. Ergo, dobbiamo semplicemente rubare senza farci beccare. Ok, io faccio le telecamere. Qua dice di trovare la chiave della cassaforte. Allora, io sono entrato dentro la caffetteria dopo aver gigolato per fare le cose. Qui come si fa ad entrare? Gaming, sta andando? Se io entro, secondo me, si apre. Tipo. Sinistro. Ma perché il gaming mio non piano, si sente? Piano. Scusatemi, raga. Da cosa? Aiuto, ragazzi, per sé, ragazzi, per però sé. Aspettatemi, ragazzi, santo Dio, sé, un attimo solo, sto avendo un attimo un problema. Ma che cos'è che ti dà? Non si sente il gaming. Non capisco perché. E non si sente il gioco. Sto cercando di capire perché. Ok, l'ho trovato. Ora si sente, ragazzi. Ora, ragazzi, allora, hanno fatto scattare l'allarme. Restartiamo. È stato Berro. È stato Berro. Ok. Tu, Berro, hai visto una telecamera? Ora ci sono io. Infatti, ragazzi, ora si sentono. Io ho aperto la porta, purtroppo. Sì, no, sto guardando. Non ci sono telecamere qua che l'hanno potuto sgamare. Perfetto, ragazzi. Allora è la porta che aprendo la... Oh, ma chi è sto stronzo? Oh, Leo, raga, state attenzione. Restart, scusate. Perfetto. Allora,
Ok. Allora, nel borsone si possono mettere i... Bambini. Gli oggetti? Non credo. Penso che si mette la refurtiva. Sì, ok, infatti... chi porta il borsone, chi porta il trapano e chi porta il cacciavite? Io il allora cacciavite. Io porto il fratano. E io che porto? Il fratano. Ok, riproviamo ad entrare da dietro. Ok. Sì, perché dietro c'è il posto dove tipo la gente mangia. State attenzione. Sono attenzianissimo. Dobbiamo fare silenzio perché sennò ci sentono. Devi fare la musica. Dovete trovare delle keycard. Dovete trovare delle keycard. La porta di ferro aveva qualcosa di verde. Quindi apriamo gli oggetti li devi portare dentro la borsa. E come si mette il trapano nel borsone? Scusami. No, penso gli oggetti rubati. Ah, sì, ha senso. No, il trapano. Non ho preso le armi, ragazzi. Porca puttana. Ma sei un baboon. Già, come fai? Oh, l'ha aperta! Ma che... L'allarme è stato triggerato. Quindi ci sono alcune armi, alcune porte che sono già allarmate. Allora sono entrato, possiamo entrare? No, è solamente da qua che possiamo entrare, esatto, perché qua non c'era... Funziona, basta letteralmente mettere le cose dentro... No, dentro, ho capito. Quello. Allora, praticamente, quando tu... Allora, facciamo restart di nuovo, direi. Va bene. Facciamo restart, sì. Così prendiamo due... Quindi, allora, quando tu tipo, jiggly con il cacciavite tipo su una porta, se come si chiama la serratura è bianca, allora puoi farlo. Se invece è rossa, quindi... Mamma mia, la lor, raga, la lor. Se invece è rossa vuol dire che è collegata al pisello. Allora da dietro non possiamo entrare, dobbiamo entrare da dietro. Da dietro sì, perché una non è cosata. Preciso. Ma quella dopo ma quella che non è cosata. Quella dopo la card, ci pensiamo, non è che posso pensare a tutto quanto. Ma apriamo la prima e poi c'è la card. La card non possiamo aprirla, quindi restiamo bloccati. Dall'entrata possiamo entrare. Però ragazzi, magari c'è un'altra porta. Io non capisco. Magari c'è un'altra porta, andiamo a controllare. Tutto il giro. Questo ci sono un sacco Madonna. Di cupi. Madonna, bro, mi sento Bob la Tour. Secondo me dovrebbe andare dall'entrata principale. Ma senti però dall'entrata principale Leo, abbi pazienza. Tutte le l'entrata principale, se tu ci entri c'è uno sbirro che fa la guardia, Dio caro. E facciamo un giro, ci sono già le telecamere con le silenziate, poi aspetta, facciamo e se entriamo da qua? E se entriamo da qua? Dove cazzo la stanno? Sembra esserci un pontile alla Cyberpunk apposta. Allora, qua sembra che non ci sia nulla. No, là è prima scattata, in entrambi in realtà è scattata, quindi prova a fare il giro ancora. Vediamo. Leo, vieni qua. Leo, torna indietro un attimo. Arrivo. Comunque all'inizio non era scattato quell'entrata. Non possiamo in qualche modo entrare dentro questo posto e usare il ponteggio per aprire la finestra? Secondo me sì. Allora ragazzi, io lascio la mia cosa e ci provo. Lascio la mia bag. Bisogna smontare sto ponteggio del cazzo, tipo. Non abbiamo il trapano? Si può fare, Ok, sono salito. Io sono in cima. Ah, tu bene. Come hai fatto a salire con il borsone? Sono saltando. No, ragazzi, ogni volta che prendo il borsone faccio cadere tutto. Non lo devi far cadere. Ci sto provando anch'io, Barro, ma non ci riesco. Posso sparare alla telecamera? Ma no, ragazzi, di qua. Da questo lato? Da qui. Ok, guarda, ok, ci siamo. Ci siamo. Come cazzo si fa ad andare dall'altra parte? Dall'altra parte, ok. Ok, c'è, ok, ci siamo. E come entriamo da qua? E dobbiamo rompere, guarda con il trapano. Con il trapano, pronto? Col trapano. Restrepetere. Aspetta, vai. Come si usa il trapano? In teoria si attiva da solo se la cosa è giusta, quindi non devi rompere le finestre col trapano. Con la pistola? Ti sparo? Con la silenziata? Proviamo a c'è una scala nel furgone, mi dicono. Magari sul tetto c'è un ingresso. Scala nel furgone? Forse c'è un topo. Entra nel museo. Voglio anche provare a distruggerla tipo pistolettate, ma non so se... Ah sì, attenzione. Proprio si sente. Ecco, va, fanpalle. Ma perché non ci abbiamo pensato? Dovevamo smontare le intelaiature. Effettivamente non funziona. Ragazzi, missione abortita. Restart. È già finito l'allarme? Non è successo niente? No. Facciamo ora arriva la polizia, facciamo restart. Ma siamo sicuri che arriva? Secondo me è finché non ho fatto prima è arrivata. Siamo sicuri che non dobbiamo fare sto cazzo di tutorial? Prima è arrivata perché l'abbiamo ammazzati? No, prima è arrivata perché ha suonato l'allarme, babone. Sì, sì, era arrivato. Secondo me... Arriva il furgone, prima è arrivato... Eccola. Secondo me che queste cazzo di power boxes... Restart. Santo Dio! Ragazzi, allora, ci siamo. Questa è la volta buona. Possiamo fare dall'entrata principale? Vai. No, ho sbagliato, scusate. Vuoi veramente entrare dall'entrata principale? Sì, apriamo quella. Allora, prendo il cacciavite, mi può servire. E poi andiamo... Ok, va bene. Giglo per aprire la porta principale, allora. Giglo. Dov'è la scala, avete detto? È qua, però. Ops.
Non c'è nessuna scala. Dov'è la scala? No, non si può prendere. Questa qua sopra. Ma non si può prendere, no. Non... Ma me l'ha detto qualcuno in chat, scusa. Quello in chat... Effettivamente questa entrata principale... Ok. Non ha... Non nulla, io però... sto prendendo l'apertura principale, ok principale. Boys, it's time. A me dicono la porta dietro è quella giusta. Ok, andiamo alla porta dietro, boys. Let's go. Allora, quindi ho scassinato per niente questa cosa. Quella con la luce, quella con la luce. Tu hai scassinato l'altra? No, io ho scassinato l'altra la seconda volta. La prima volta. Va bene, c'è un interruttore, non l'abbiamo proprio visto. Io stavolta, boys, it's time. Non è che magari sono dei babunquelli in chat da Pold e non sanno come funziona. Allora, fatemi prendere il mio cacciavite. Fatemi prendere il mio cacciavite. Fatemi prendere il mio cacciavite. Voi. Non ti preoccupare, sbabunno io. Basta, direi lanciato qui. Ah, eccolo. Che non vorrei che arrivassero dei piedi piatti. Sei pronto? Vai. Giro a destra. Ho cliccato. Godo. E fin qua possiamo andare. Mi sono cacato addosso. Ora qui sta alla testa. Find the utility abbiamo. Keycard, vedi? Okay. Secondo me è qua da qualche parte. Sarà qua da qualche parte, cerchiamola. Smontiamo i tavolini. Perché? Che ti hanno fatto i tavolini adesso? Danno fastidio. Allora, qua c'è la keycard. E non... Sì, cioè, ragazzi, ho un panino. Oddio, bravo. Oh, possiamo mangiare. E se la keycard si trovasse da qualche... E se la keycard fosse nel nostro cuore di amici? Dici che l'amicizia... Saluto panino. Saluto. Devi uccidere un agente per la carta. Saluto. Ok, andiamo all'entrata. Ammazziamo un agente e lo portiamo via. Allora, prima... Chi è stato? Io. Volevo vedere se la keycard era prima... dentro al... Ragazzi, prima bisogna togliere le telecamere, mi sa, prima di poter uccidere un agente. Ma la keycard è nella stanza del manager. E allora forse è lì. Aspettate, fatemi prendere il mio cacciavite multiuso. Dove? Qua. Ma questo qua è rossa, a parte il... Vedi, questa parte è rossa. E allora, vedi, quindi quello l'ha attaccato. Quindi secondo me, una volta fatto questo qua, adesso dobbiamo andare dalla parte del vetro là e provare a sbabunnare, perché altre porte non ce ne sono, c'è solamente quella principale. Entriamo dall'ingresso. E forse da quella principale allora dobbiamo fare. Okay. Entriamo dall'ingresso, ma snicchiamo in una stanza. Ce la possiamo fare. Ma è che appena tipo fare. DG Killer, fai quello che vuoi. Al piedi piatti. No, non li spariamo. Andiamo pian piano, rompiamo tutte le telecamere. Andiamo pian piano in una... Perché prima l'abbiamo ucciso con le telecamere attive. Sì. Cioè, ma come... Mi avete fatto cacare sotto. Apri la porta, si spara le telecamere con la silenziata, senza farsi notare dal tipo, e poi si uccide il tipo. Bravissimo. Fatto. Ok, ho aperto. Apri la porta. Ah, servono entrambe forse da fare. Ok, adesso prendi tutte le telecamere. Lo fate voi o faccio io? Faccio io. Oh, attento. Ce n'è uno là. Adesso il tipo. Sì, fallo spostare. Io apro le porte, non si sa mai. Qui c'è una quella... destra, la telecamera. Che... Si può aprire sta porta qua? Cazzo, ma quasi beccato il piedi piatti. Eccolo. Era una. Allora. Ah, la vedo una lucina, però dobbiamo entrare per distruggerla. Allora, dite che posso sparare al police. Ancora no, aspetta. No, Mr. Policeman. Ehi, Mr. Policeman, I don't want no trouble. Fermi. Guardate che... Occhio, Poldo, ti vede. Ok, ho distrutto una videocamera, l'ho distrutta. Posso sparargli? Gli sparo? Destra. No, però c'è un altro agente là sotto. Rischiamo che ci veda. Ci vede sicuro. Pariamo ad entrambi? Ragazzi, se mi fingessi tipo una signora delle pulizie... No, perché magari c'è un'altra videocamera là sotto, eh. Ce n'è uno qua a destra appena entrati e c'è uno che fa la ronda avanti e indietro. Spariamo entrambi? Io direi di sparare entrambi. Le casse, quando è lì dietro le casse che non lo vede nessuno. Ragazzi, i piedi piatti. Non è una brutta idea. Di ripetere i piedi piatti. Che devo fare? Aspetta che provo. Io apro anche quest'altra porta. È già aperta. Tutte quante? Sì, le ho aperte io per sbaglio. Ottissimo. Okay. Attenti, eh. State attenzione. Mi sto cagando addosso, boys. Okay, no, stai sbandalognando? Sono allora, tutte e due qua sulla destra? Raga, mi sa che ce ne sono tre. Sono tre, porca Eva. Allora ragazzi, facciamo così. Io ne sparo uno e porto il suo corpo fuori. Quello che volevo però fare. ti vede, bro. Dobbiamo sparare tutti e due. Ok, ho distrutto un'altra telecamera io. Qualcuno, perché... punto esclamativo? Sì, perché gli ho distrutto una telecamera vicino, quindi ha detto: "Ehi! Ma va a fanpalle". Ah, possono trovare le camere distrutte?
Ma che due? Vabbè, ascolta, facciamo già. Quanti ci sono? Tipo 7. 4 penso. Prendete la keycard, prendete la keycard. Ok, ragazzi, è andata a puttane, come pensavo. Ok, ok, sì, aprite le porte, forza, 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 forza. Riuscite, piccolo? No, vaffanpalle. Powerbox. Come si prende la keycard? Oh, non lo so, non lo so, non lo so. Chiudi, chiudi questa, chiudi. È impossibile far la stealth. È difficile. Dobbiamo guardare il tutorial, secondo me. Basement. No, non aprire sta porta che poi entrano anche da qua. Chiudila. Allora. Dove dobbiamo trovarla? Dobbiamo trovarla. Allora. La che... Eccola qua, l'acqua, pezzo di merda. No, hanno aperto. La SWAT è arrivata. Bastardi. Fa, bastardi. Noi volevamo solo rapinare la banca. Santo Dio. Ho dei figli a casa. Ragazzi, io direi di guardare il tutorial e poi continuiamo. Che dite? Si può fare. Ma volete fare quella di prima? Che questo è il livello 2. Non so, magari è più difficile questo. No, ma penso che tipo se non comprendiamo i concetti base, obiettivamente sì, non... Sì, credo ci sia qualcosa che stiamo mancando. Ah, live game. Va bene, facciamo sto tutorial. Ah, host left. Beh, ognuno si fa il suo tutorial. Stealth okay. Tutorial, boys. Stealth tutorial. Enter the okay. Warehouse. Ci siamo. Ok, quindi... Tutorial, il pick serve a questo e fino a qua ci siamo. Allora, come funziona qua? Allora, io posso prendere solamente le armi, peraltro, adesso in questo tutorial. Perché? Ah, sei il primo, forse. Posso mettere anche... No, non posso nemmeno prendere. Ok, sono entrato nella warehouse. Nel warehouse. Use your lockpick to lock Minkyunk. Ok. Minkyunk. Allora, ma questi li posso prendere o no? Scusami, lo do. Cacciavite? Stai stando attento ai piedi piatti, sì. Ma io non posso usare il caccia... Cioè, non posso prendere le cose nel... Io ho fallito pure il tutorial, ragazzi. Cioè, ma io non posso... Ma io non posso prendere gli oggetti nel tutorial. No, io lo prendo. Devi usare la mano per prenderli, È grazie a sta minchia, ok. Però li vedi dalle linee rosse, questi cazzo di... Le visuali... Ah, ok. No, quella linea rossa, sì, a caso. Come waiting for players. È il tutorial. È il tutorial, dannazione. Ok, ci sono. Che parli da solo. Ma posso parlare con la chat? Allora. Che sei, YouTube Kids? Dannazione. Allora. Come prendo le cose? Ma io le ho prese sempre con la mano destra. Ok, tutorial fatto. Vabbè, enter the warehouse. Allora, use your lockpick. Pipo quando... Ma io non ho nulla. Ma nella warehouse, cioè nel furgone prima di entrare nella warehouse si possono prendere le cose? Sì. E non me le fa prendere. Ma porca Eva, raga. Allora, dov'è il tutorial, mo? Ma non c'è manco più il tutorial. Ah, ok, questo. Ma sei serio? Giuro, ah, riavvio. Le telecamere chiaramente si muovono, quindi tu devi... Tutorial, ok. Cazzo, già questa cosa qua del telefono, per esempio, tutta quanta è una cosa incredibile. Calmiamoci. Ci calmiamo. Diamoci una calmata, chat. Tutorial è più complicato e non funziona. Santi Dio. Ok, guys, I don't care. I love it. Restartiamo il gioco. Che cazzo vi devo dire? Allora, facciamo così. Non riesci a fare neanche il tutorial? Ma non mi prende gli oggetti. Oh, è perché devi avere la mano libera. Che vuol dire avere la mano libera? L'altra mano dove ce l'ho? Hai il tasto 1, spari con il fucile grosso, 2, pistola, 3, mano libera. Non ho la mano, no. Non me la fa, non mi fa prendere gli oggetti. Devo disabilitare la... Ok, mo li ha presi, santi Dio, guarda. Ok, boys. Come posso disabilitare l'allarme? Devi usare il telefono che ha droppato la guardia. Ok, lockpick, gigi. Jaggy. Non c'è un cazzavite qua. Yeah. Ma cosa faccio? Lo premo contro la... Meglio di Payday. Proprio uguale. Allora, be careful of cameras and use object to hide yourself. Una cosa, quando uccidete una guardia, il telefono ha un countdown. In quel countdown chiamano la polizia. Dovete portare il telefono per disattivare l'allarme, chiaramente. Sì. Ah, ora ho capito come si fa la mappa prima. Fuori dal museo. Fuori c'erano... dal tunnel del divertimento. Ma perché mi interrompete? Fuori dal museo c'era uno switch che noi potevamo abbassare per togliere l'elettricità in certe zone. E in quel caso potevamo entrare in altre zone.
Non si può avere. La keycard è il telefono. Sì. Ah, ora. Che cazzo ho mollato il... Non sono ora mollato, ho capito. Il mio caccavite. Okay, non funziona, lenta, però non funziona sempre. Ok, telefono fatto. E quindi... Dove cazzo è? Ragazzi, ho perso il mio cacciavite, non so dov'è. Preciso. Devi tornare in... Allora, sì, when red locks highlight... Dopo il cacciavite c'è un civile che puoi legare, la tessera che devi passare tranquillamente, poi finisce il tutorial. Sì, mega easy. Preciso, boys. Mega easy. Let's go, guys. Ci siamo riuscite a fare il tutorial. Okay, ora possiamo giocare, ora che sappiamo le robe. Dammi 30 secondi che... Aspetta, fammi... Io non ho visto comunque il levone per chiudere l'allarme. Alla sotto, sì, sta nella cassa. Quello per l'allarme è per togliere l'allarme dalle porte. Dopo in caso te lo faccio vedere. Più soldi. Jiggle, nice. Ok, io... Mi sa che ho fatto. Ah, le palle! Madonna, sto borsone qua pieno di soldi sembra una sponsor di NordVPN. Mi sono spaventato. Ok. Vabbè. Va bene. C'era scritto quindi tipo... Quindi sempre il telefonino è la Volt Keycard. Sì. Cioè, dipende, no? Volt Keycard la trovi nel tavolo. Che è quella... Without drilling by using a keycard, find the Volt Keycard and use it on the keypad. Keypad? Ha detto keypad. Cioè, se non hai il borsone, mannaggia le palle. Sono caduti i soldi? No, sono tutti qua. Mi sa che non dovevi ucciderlo, è vero. Nemmeno, pure io l'ho ucciso, Barro. Partite dalla gioielleria più facile. Non era dove eravamo il primo livello? No. Era il museo. Cioè, tu stavi facendo il livello difficile? No, stavo facendo semplicemente il secondo. Cioè, il massimo. Ma che massimo? Il massimo! Allora, innanzitutto io non mi chiamo Massimo. Massimo io è Barro Massimo. No, non è vero, io mi chiamo Massimiliano. Ma sì. Va bene, ragazzi, quando ti fa ridere? Ora che ho capito. Non lo so. Ti fa più ridere piedi piatti o Massimiliano? Piedi piatti, dai, piedi piatti. Più divertente. Obiettivamente mi fa più ridere il cadavere di uno dei poliziotti. No, okay. Ti sei portato pure il cadavere. L'hai messo nel borsone. No, lo sto portando a mano. Allora, ragazzi, io non li prendo tutti i soldi perché poi magari qualcuno glielo lascio se vogliono andare a comprare qualcosa. Io ho lasciato la collana all'ostaggio, gliel'ho portata lì, gli ho fatto tieni. Hai fatto bene, perché magari gli può servire, cioè nel senso una smalloppata di soldi comunque fa comodo. Fa comodo, dici, cioè... Guarda, se tu non dici niente, allora ti lascio questa collana da 1 milione di euro. Non ci sono più altri tutorial dopo. Non cioè... si sa mai, chat, non si sa mai. Ma devi prendere tutti quanti i soldi a mano, cazzo. Sì, questa cosa è piuttosto fastidiosa, devo dire la verità. Un pochino mi sto rompendo le palle. Borsone, li metti nel borsone, poi... Era l'ultimo dei soldi, glielo lascio. L'ultimo dei soldi glielo lascio, dai. Ma sì, guarda che puoi portarne... Ragazzi, basta che porti uno di soldi e finisci il tutorial. Non senti, io voglio tutti cazzarola dei soldi, va bene? Vaffanculo, io esco con 30 euro e una mentol, va bene? Tutto casino per 30 euro. 30 euro, però ci puoi fare un sacco di cose, vero, chat? Devo comprare il proiettile che ho utilizzato per la guardia, per esempio. Ok, signori, ce l'abbiamo fatta. Proiettile che ho utilizzato? Godo. Ok. Godo. Total take 7.727, erano più di 30 euro. 14.735. Godo. Ok. Allora, ci siete? Adesso che sappiamo, ora abbiamo tipo l'idea siamo di come si fa tutto quanto, siamo pronti, cazzo. Ok, vi ho invitato, ragazzi. Invitato, ragazzi. Sarà la miglior rapina del mondo, ne sono certo. Ne sono certo. A me non è arrivato l'invito. E mo te lo rimando. Barro è arrivato? No. Si è buggato. Magari sono stronzo, aspetta, guardo offerte speciali. Se ti invito io? Va bene. Adesso mi è arrivato l'invito di... Oh, adesso è arrivato. Niente, non voleva fare la partita sedia, lo so, lo capisco. È perché ultimamente mi sento un pochino col mal di pancia. Quindi ho deciso di sgagando le bandalogna. Quella sganga bella potenta. Sganga spoon run, la sganga boba. La sprema. Che schifo, Barro, la sprema. Ragazzi, però non mi fa entrare però. Sto facendo caricamento. Dice loading. Pure a me è uscito loading. Proviamo a chiudere e rientrare dal gioco. Sicuramente chiudiamo tutto quanto. Ah, Dio santo. Sì, va bene, riapro. Start, very nice. The game, the adesso andiamo a giocare a Fall Guys.
No, Fall Guys, non ce la faccio più. Invitami Poldo. 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 Devi invitarle Poldo. Vado a Moria, così. Eccolo qua, godo. 3, 2, 1. Accept. Accept. Loading. Questo è il momento Ocean's Eleven, è vero, sommo. Sì, è vero. Madonna, Ocean's Eleven, che cosa hai tirato fuori? Non failed to join the game. No, riprovaci, bello. Devi persistere, devi avere il mindset. La sessione è privata. Mindset. Mindset. Vai, alla sessione pubblica. Team building. Mindset. Ok. Va bene. Vado? Benissimo. Vai. Vabbè, ragazzi. Allora, mi raccomando, ragazzi. Toilet. Ma non smetti di ripetere questa parola. No, mi piace il mio libro. Per diventare frustrante. Hai ragione, scusa, stavo bevendo un bicchiere di caffè. Un bicchiere di caffè. È la Madonna. Berro beve i galloni. Questa cosa qui in realtà è molto triestina, perché noi chiamiamo il capo in B il cappuccino dentro al bicchiere. Ah. Che cosa un po'... Che dobbiamo fare? Ferrona. Vuoi mettere... Mettiamo queste cose dentro? Ecco fatto. Mettile dentro. Strumento numero uno, strumento mettimelo dentro, due. Mettimelo dentro. Okay. Allora, la borsa intanto. La borsa? Vai. Allora, aspetta che devo prendere prendi le armi, l'armamentario del ladro. Prendi, avete preso tutto. Metti la borsa nella borsa. Metti la borsa nella borsa. Perfetto. Funziona? Ok, io ho la borsa. Perché hai sparato i topi? Cosa stai facendo? Brother, i topi non avevano nipoti, ragazzi. Allora, troviamo innanzitutto Cristo se c'è del qualcosa. Dio santo benedetto. Ok, qua dietro ci sono uno sbirrone. Ok, accovacciatevi, ragazzi, se no ci vedono. Sbirrone non si passa. Di qua non si passa perché ci vedono. E dietro c'è uno sbirro. Qua c'è una finestra, però. Gli occhi. Qua c'è una finestra. Che facciamo? Se vogliamo, tipo passare. Che facciamo? Finestra rompo. Guarda qua. Si può passare. Ok, arrivo. Però devi tipo sparare. Allora, vedi che qua dietro c'è immediatamente. Ecco, vedi? Ragazzi, comunque, se posso, Però con un furgone come questo abbiamo davvero problemi di soldi. Ah? Cosa faccio? Guarda... Secondo te voi sparo a questo tizio? Sì. Aspetta che si gira di schiena. No, fatal error, ragazzi. Ma come fatal error? Sì, il gioco mi ha dato fatal error. Dobbiamo riavviare? Mi sa di sì. Ma che due palle mosce. Madonna santa. Vabbè, ragazzi, è uscito da poco, ci sta. Questi sono i giochi dei gamer. Niente, Poldo... Post left the game. Allora, ragazzi, io vi suggerirei di farci come Berro Fronzo. Cioè? Farci. Di farci come Berro Fronzo quando dobbiamo... Esattamente. Ragazzi, non vi drogate, mi raccomando. La droga solo nei posti dove è legale. Non in Italia. Non drogatevi troppo. Non in Italia, a meno che non avete una, come dire, una prescrizione del medico. Allora. Allora, amici. Di nuovo, mettimelo. Okay, sono pronto a mettere il cacciavito dentro al borso. Mettilo okay, nel. Sono pronto a sgangongolare. Mi sono cacato nel puzzo. Ho mocciato. Ok, siamo pronti? Godo. Piano, okay, Godo. Allora, secondo me dobbiamo aspettare che sia di schiena l'altro per seccarlo. Questo qua. No, secondo me anche se lo secchi, seccandolo è... va bene lo stesso. State attenzione, colpitelo. Forza, correte. Vado, Vai. Oh. Godo. Ok. Correte, prendi che c'ha la cosa. Prendi il telefono. Dov'è il cazzo? Davanti? Dov'è il coso? Bisogna... No, forse mica bisogna piccloccare 5 secondi, 4, 3, lo butto nel cestino. Butto nel cestino. Non ha funzionato. Guard not check-in. Ma dove cazzo è che si c'è? Allora, bisogna aspettare forse che è di spalle per girare qua. Civile bastardo. Restartiamo. Allora, io ho legato un civile, ragazzi. Io adesso apro la porta. Sì, voi guardate che non ci spari. Cioè che non mi spari. Non ci spari. Allora, fatemi riprendere. Sono il cazzavite. Madonna, ragazzi, riusciremo a farne una? La missione è proprio uno, livello 1. La prima, livello 1, porca Eva, ragazzi, andiamo. Ma cosa pensate? Che se no vanno tutti a fare le rapine. È normale che sia così difficile. Hai ragione. Allora. Ok, vado. Allora. Ditemi quando resta di schiena. Un altro c'è pure un civile là dietro. È di schiena. Ma scusa, non possiamo ficcarci nel tunnel a destra? Non è più di schiena. Eccolo, vai, apri. Giugla. Aprila. Dov'è il cacciavite? Ma come è sparito il cacciavite? È qua. Prendilo. Correte, 6, 5, 4. Oddio santo. Spariamo i topi.
Sorci bastardi, mannaggia le palle. Bastardo. Maledetto, dov'è un civile? Un civile. Io non ce la posso fare. Ragazzi, ecco, questa è la peggiore squadra. Civile. Ragazzi, anche qua secondo. Non siamo neanche alla casa di carta. Questa è la casa restart. Di merda. Restart. Ma come facciamo? Ho già messo restart. Ti posso venire secondo a trovare? Stiamo facendo la prima cosa. Stiamo facendo la prima cosa che vediamo. Giriamogli intorno. C'erano delle strade a destra. Giriamogli intorno. Va bene, va bene. Ci proviamo. Madonna qua, santa, qua, ragazzi. Venite qua. La casa dei baboon. Proprio. Venite qua. Dove siete? Dove cazzarola sei tu? Se scassassimo queste finestre proprio così. Nel cunicolo. È scattato l'allarme, bro. Corro. Ok, siamo nel cunicolos. Occhio che laggiù ce n'è uno là dentro. Che sta chinato. Che sta, guarda, sta sgagando. Si sta facendo i pippotti di cocaina. I pippotti. Ok, appena. Ciao, ragazzi. Allora io prendo il cacciavite. Io prendo il cacciavite. Però non è civile. Ciao, sei pronto? Ok. Allora io te lo tengo. Ma che stai facendo là, stupido? Torna, vieni qua. Ok. Ora, faccio ora. Vai. Cazzo, qua c'è 60%. Vai. Sto giglando. Muoviti più veloce, brother. Sto giglando. Quasi finito. Dai. Porca Eva. Aperto. Vai. Aperto. Sì, ma ci hanno sentito tutti, ragazzi. C'è Cain. Vai. Ma dove si checka? Cazzo, c'è un'altra fottuta telecamera qui dentro. Ma che ragazzi, palle, ma... entra dentro. Fermi. Ciao, tutti ragazzi. Marinaldo, puttaneva, morite bastardi. Maledetti. Letteralmente la trama delle iene. Morti al potere bianco. Ok, grazie ragazzi, perfetto. Apriamolo. Come si fa ad aprire questo coso? Drilling. Devi gigla. No, ma che gigla? Ci vuole la card. Ci vuole la card, maledizione. Dov'è la card? Qua è quella trovata. Non l'ho trovata, era un mouse. Ok, il bagno. Forse nel bagno. Forse nel bagno. Non così. No, ragazzi, combattete, boys. Pezzi di merda. Allora, dov'è la card? Dov'è la card? Dobbiamo trovare la card. C'è al piano di sopra. Dov'è la card? Al piano di sopra, c'è un piano di sopra. 17 morti. Ma non era da nessuna parte, ma che cosa? State dicendo? No, la polizia! Mi serve un cazzo. Ragazzi, possiamo restartare? Ora ho capito cosa dobbiamo fare. Ah sì, e cosa? Cambiare gioco? Grazie, ragazzi. Grazie, davvero. Sto scherzando. Davvero fantastico. Sto scherzando? Ho votato per restartare, maledizione. Che casino, ragazzi. La sgnappa frivolare. Aspetta, ragazzi, prima di restartare, guardiamo dov'è la tessera. Davvero? È questo il tuo gaming? Va bene, restartiamo allora, va bene, restartiamo. Cristo santo. Voi avete iniziato a scassinare la porta quando lui... era già, cioè quando lui era vicino a voi, se iniziate a scassinare la porta, che lui è lontano, secondo me ce la fa. Che sta già continuando, che sta continuando. Mi stai prendendo per il culo. Ma lui è già. Ah, vabbè, ho capito. Non l'aveva. Io mi stavo guardando. Vuoi comprare una vocale sedia? Ma secondo voi ci vedono quelli di dentro? Sì. Prima mia. Niente, sei un cretino. Che cazzo è stato? Ti puoi mettere a smitragliare in mezzo alla pubblica piazza? Era un test. La prossima volta entro dentro la banca, cago sul bancone. Posso spiegarvi cosa è successo? Ragazzi, da oggi basta Los Hermanos, ok? È arrivata Clara. Io mi sono mutato e vi stavo spiegando perché ci hanno beccato. Nessuno mi chiacava perché ero mutato, perché era arrivata Clara. E non me ne sono accorto. Mi sono arrabbiato con voi perché nessuno mi ascoltava. E ho detto, ci hanno beccato. Perché quando siamo entrati c'era la telecamera, per quello ci hanno beccato. Certo. Ora, venite. Con me, fate il giro e iniziamo Si può fare tranquillamente. Venite, guarda, si va qui nel vicolo. Venite nel vicolo. Io faccio il giro. Ok, io apro la porta qua, non c'è problema. Si può fare da solo. Porta? Quella. Sì, lui verrà davanti qua a noi. Adesso aspettiamo che venga davanti. Certo. E quando si gira vado ad aprire la porta. Okay, c'è la telecamera dopo quando entriamo. Ok? È lì. Ok, aspetta, ti copro le spalle. Non ucciderlo, aspetta che torni. Non lo uccido. Sì, un tutt'uno con il signor Becky. Ok, vai. Okay. Più veloce, brother, però. No, l'ho fatto anche prima, così va bene. Ma qui dietro in teoria non ci guarda? Cioè, la rete... Devi poi sparare alla telecamera velocissimo, brother, ok? Io sparo alla guardia, tu spari alla telecamera, ok? Si sta per girare? Se si gira, spara gli sedia, va bene? Ok, vai, corri, brother. Corri. Abbiamo 13 secondi. Spara la telecamera. Vai, spara la telecamera. Ok. Ok, è andata. Vai. Disattiva.
Minchia, raga, abbiamo fatto la prima cosa. Aspetta, sta entrando qualcuno. Guarda che sta arrivando qualcuno che è super allertato. Chiudete la porta, chiudete la porta. Avete preso il cadavere? Appena, appena entra, sì, c'è il cadavere. Ok, dobbiamo sparargli, ragazzi. Ma porca troia! Ragazzi, ma il cadavere, ma vaffanculo! Ma il cadavere, ragazzi, ma non per nessuno ha preso il cadavere! Ma tu ci dovevi... Voi ci dovevate pensare al cadavere! Va bene, voi va bene, restartiamo, restartiamo. Ci penso io sto giro al cadavere. Va bene. Puttana! Mi sembra, mi sembra la leggenda di Al John Jack e Berro Fronzo. Santo Dio! Allora, okay, io comincio ad andare sull'alle, dietro, dietro, Cristo dietro. Santo! Cosa spari? Sei cretino! No, 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 no! Io mi occupo dei cadaveri. Io la porto, io la porto. Vi chiamo quando siamo. Siamo un... Ragazzi, ragazzi, sentitemi, ascoltatemi. Siamo una squadra fortissimi. Ed è piena di gente fantastici. E non buti ma perd. E fa figure merda. Siamo bravissimi. Ok, 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 ok. Quotatissimi. Bravi, ragazzi. Bravi. Ce lo diciamo alla. No, ragazzi, fatal error di nuovo. Ma porco Vabbè, ma cazzo, dici. Ma Poldo, sei un sabotatroie di quelli incredibili. Non lo so, fate la lobby voi, non lo so perché. La faccio io, la faccio io la lobby, la faccio io, la faccio io. Cosa fa per crashermi così? Allora, vi ho invitato, Poldo invited. Sono pronto. Ditemi se vi è arrivato, vi è arrivato? Sì, sì, è arrivato. Leonardo Bru? Rifammelo. Ok. Loading. Impossibile che in mare oggi. Fatto. Ah, Cristo Dio, guarda. Poldo, sedi a Berro Fronzo. Ok, ci siamo, boys, ci siamo. Sono pronto a fare reati. Leo, guardate, ragazzi, ragazzi, mi sono tirato sulle maniche. Ma perché vi fanno ridere i miei nomi stasera? Cosa avete? Massimiliano. Se lo dici così fa ridere anche a me del mio nome. Massimiliano. Allora. Boys, let's go. Allora, io penso al cadavere. Ma il cadavere dove lo devo mettere? Lo porto nella stanza? Dentro, lo devi portare nella stanza, certo. No, lo butto via, lo butto tipo per strada. Ma non lo lanciare via, che stai poi già pitloccando, ma sei pazzo. Sono pazzissimo. Uccidetelo se si gira. Sono quasi verso la fine. Lo sto mirando. Io sto facendo il giro con la pistola in mano. Tipo in mezzo alla strada. Ok, cadavere. Telecamera. Non mi ha cacato. Cadavere dentro. Ce l'ho. Corri dentro. Chiudi la porta. Ok, ora entra qua dentro. Ma porco dinci. Vabbè, ma allora sei stronzo. Vai. Ma dove? Non si può lì. Si può. Come non si può? Eh no, perché quella è della sua zona. Ragazzi. Ma mannaggia. Ah, era qua, dovevo farlo. Ah, ok, qua. Però Ok, ora ho capito. Restart. Ah, no, ora ci siamo, ragazzi, sempre meglio. Sempre meglio. È questo il gioco, ragazzi. Ce la faccio. È molto bello. Pure Lethal Company vi sembrava una merda. No, non è però vero, Lethal Company era bellissimo. No, all'inizio non capivamo un cazzo, è vero. Vabbè, sì, però era comunque bellissimo. Allora, sono pronto a sparargli, Okay. Appena si gira glielo metto nel culo, te lo ragazzi, giuro. Ragazzi, trial and error, è un po' la vita così. Gigla, Dio caro, gigla. Sei pronto? Gigla. Ok, entriamo. Vai. La telecamera. È andata. Perfetto, godo. Ho portato cadavere? Dentro il coso. Bravo. Non abbiamo fatto casino, non è partita la cosa, non è venuto il tizio. Allora, aspetta però, tutti. Ragazzi, aspetta. Posso prendere la pistola e il cacciavite che ci sono fuori? Certo, vai. Ma c'è allora. Quelli, ok. Allora, ragazzi, Leo. Questa è una pianta per te. Mettila là, godo. Bravissimi. Ragazzi, degli occhiali da sole, chi li vuole? Tieni. Sta tremando fortissimo questa cazzo di borsa. Chiedi da sole, fico. Allora, ragazzi, per te. Andiamo. Allora, qua c'è la gioielleria. Ragazzi, qua c'è la telecamera. C'è una telecamera e un tipo della cosa. Secondo me possiamo farcela. Il cadavere lo dobbiamo togliere da qua, secondo me. Mettiamolo nella spazzatura. No, lo possiamo mettere all'interno del cesso. Del furgone. E non sto scherzando, però non so se è di qua il cesso. No, allora, è dall'altra parte. Bisogna far fuori il civile. Tra due porte di qua c'è uno della sorveglianza che è di schiena e una telecamera davanti a lui. Si può uccidere tranquillamente, secondo me. Ok. Dov'è Poldo? Poldo, aspettate. Sto buttando il cadavere, aspetta. Fermo. Fate attenzione. Questa qua, pronti?
Fermo. Qua ci sono le scale. Andiamo prima delle scale o entriamo prima qua dentro? Per allora, questo è il bagno. Qui è davanti a... Non è il bagno. Non è il bagno. Ho rotto la telecamera. Ma porco... Aspetta. Ok, lui è legato, lui dobbiamo è legato. Dobbiamo cercare. Dove? È di qua? No, è da dove viene? Vieni qui dentro. Mannaggia la madonna. Ascolta, santo, mi sono cagato. Madonna, ma poi panica sto Cristiano, non t'ascolta. Ragazzi, fermi, vi devo dire una cosa, prima di continuare. Stiamo andando benissimo, boys, vi voglio bene. Ciao, sedia. Vi voglio allora, bene, stiamo andando bene. Qui è quando abbiamo la tessera, qui ci sarà da mettere il codice. Okay. Perché lo vuoi mettere nel bagno, scusa? Ma perché non lo vedrà nessuno. A meno che non si sta sgagando nei bandar... No, ma non si può mettere nel bagno, mi sa. Vabbè, chiudiamo qua lì. E diciamo vabbè, occupati. Si può. Guardate così. Ok, ora aspetta, fermi. Non funziona. Fermo, aspetta. Io direi di sì. Quindi andiamo al piano di sopra. Al piano di sopra ci dovrebbe essere la cacca. Sì, la può cosa. Essere. Però non sappiamo com'è, ovviamente. C'è door la possibilità lock. Con un cazzo di computer di collegarsi alle telecamere, come nel tutorial. No. Piano di sopra. Dobbiamo andare a cazzo manfrole. Va bene, andiamo. Dobbiamo andare sopra le scargo. Non ci sono telecamere. Ok, safe. Allora, scale. Door locked. Non so se c'è bisogno. Diamo attenzione, boys. Madonna, tu sedia sei letteralmente soldato dei pinguini di Madagascar. No, sono pronto a sparare a qualunque cosa ci sia là dentro. È vero. E se c'è la tua paura più grande? Gli spara. Dove è andato Bundo? È la stessa cosa, non capisco. Sono qua. Vai, sta per aprire. Vai, ci sono telecamere. Restricted area. Restricted area? Ragazzi, sinistra o di fronte? Libero. Qui è questo. Libero. È bianco, io faccio. Sto ragionando come vai, un vai, fallo. Attento. Fate attenzione. State pronti. Sto facendo. Vai, muoviti più veloce, Leo, più veloce. 3, 2, 1. Aspetta. Sta consumando il pipo. C'era la telecamera, però non gli sparate subito. Pipo. Vai. Lo sto prendendo. Dov'è? Lo vedi? E te lo illumina. È locked. Ma te lo illumina. Eccolo. Ah, ragazzi, qui. Ok. Me lo illumina. Okay. Grazie, Poldo, che mi hai detto questa cosa. Ho trovato la tessera. Hai trovato la tessera. Scendiamo giù. Però mi dice disattivate l'allarme. Non è che serve. Office. Security. Dobbiamo entrare? Security. Allora, entriamo in office. No, security, ragazzi. Security. Guys, we're going great. Keep going. Keep up the good work, boys. Ragazzi, la mia tessera non funziona, che devo fare? Tessera, probabilmente un'altra dipende tessera. Dipende che allora. Tessera è, bro. È una tessera verde. Tessera no, studentesca. Noi abbiamo bisogno della blu quella sotto, mi sa. E quella verde che cazzo ce ne facciamo? È come certo, ragazzi, certo ce la facciamo. Stanza. Sto aprendo security. Ci sarà qualcuno, sicuro. Preparate, silenziate. Ok. Io copro la parte aperta. A destra. Awesome, right, guys. Awesome. Perché c'è sti inglesismi a caso? Potrei ucciderlo. Aspettalo. Benissimo. Ok, lo prendo. Lo prendo dov'è? È qui, non lo vedo. Che ho detto aspetta. Non c'è. Ma lo vai vedi? Vai in office. Droppamelo. No, non c'è. Droppamelo. Ok, lo droppo. L'ho droppato. Vai in office. No, merda. Niente, raga. Dove cazzo era? Non c'è la tessera blu e dei soldi. Ma aspetta. Sì, ma aspetta. Non mi rompere il cazzo. Ragazzi, prendete il borsone. Prendete i soldi che ci sono. Il borsone, prendiamo i soldi e andiamocene. Ok, dove guys. Sono? Ok, il borsone è giù. È di qua. No, madonna. Lo prendo. Io l'ho preso. Sto salendo. Io butto giù. Vai nelle scale. Sotto le scale, perfetto. Perfetto, ragazzi, c'è bisogno che qualcuno mi copra, però. Io ammazzo tutti quelli che entrano. Ok, guys. Scale, l'ho presi, perfetto. Cioè, mi stai coprendo, Leo? Grande, Leo. Ci siamo? Avete buttato? Buttate abbastanza soldi? Sto buttando. Non state buttando giù, però. Ok, perfetto. No! Leo, come va? L'entrata è mia, non sta arrivando nessuno. No, da me, Leo. L'altra entrata? Qua, sì, è quella entrata lì, ci vedi i cadaveri. Ok, guys, li sto loadando. Andiamo. Ci siamo? Aspettate. Ma ci sono, li abbiamo presi tutti. Oddio, ma buttati dalla finestra, bro. Ok, ci siamo, boys, ci siamo. Usciamo. No, la SWAT. Dal retro, venite. Sto uscendo dal retro. Ok, guys, ci siamo.
A casa. A casa. Ero vivo? Sì, sì, sono qua. Ok, ok. Ci siamo. Vai, vai. End mission. End iced. Vai. Total take. Perfetto. Perché non funziona il coso? Perché probabilmente ci hanno sgamato. Ma no, come è impossibile. No, no. Total takes 10.000, qua dice 15k. Porca puttana. Ma cazzo, vedi che dobbiamo aprire... Ah, che merda. Frate, niente. Ok, okay, rifacciamo da capo, tocca... allora, l'ultima ormai, volta. Ormai abbiamo capito. Okay. È stata colpa di chi ha sparato a quello della sicurezza. Colpa mia. Ma tutti abbiamo sparato a quello della sicurezza. Colpa mia. Ho detto di freddarlo e quell'altro ha premuto il grilletto. È stata colpa mia. Va bene, ricominciamo. Ragazzi, l'altro l'ho freddato. Ho fatto quasi tutto giusto, però. Solo qualcuno qui avesse detto, è di schiena, non uccidiamo, non sappiamo dove mettere la tessera. Pam! Allora, senti, ti devo chiamare Aldo, Giovanni e Giacomo, per caso? Sì, perché è che state tutti litigando, ma sono stato io. Veramente? Ma sì, hai eseguito il mio ordine. Ma che infamata. Senza motivo. Non prendi tu quella, io porto la borsa. Okay, boys, let's go. Ma sta già picclottando. Io sono il migliore di tutti. Guarda, sono faccio. Vai. È quasi aperta. Ok. Ci sei? La camera è andata. Entrata. Ok, sta arrivando l'ultra. Prendete il cadavere. Ok. Prendi il cadavere. Godo. No. Ma che cosa? Sparato. Civile. Ha chiamato la polizia. Sono il migliore di tutti. Voter start. Un civile ha chiamato la polizia. Sto impazzendo. Allora, senti, cosa? I Grimaldi, io credo basta che ne che sentire uno, io sedia porto il esasperato. Grimace shake. Per il volto dovete usare il trapano. No, non okay, necessariamente, di schiena, possiamo di schiena, usare di schiena, la tessera. Ma la tessera o il trapano? Vicolo. Vicolo buio. Non ho preso le armi. Grande. Sei un baboon. No. Buonasera, Foxy. Vaffanculo, Foxy. No, perché sta per arrivare. Ok. 3, 2, 1, si gira. Aspetta il momento. Vai, brother. È mio. Dan. Ok, state tutti in silenzio seduti, Io lo miro alla testa. Io sono pronto a prendere il cadavere e portarlo dentro. Un colpo basta, un colpo. Io prendo il cadavere ma non prendo la tessera, occhio. Ok. Niente. Ok, arriva sopra. Preso la tessera. Ok. Il cadavere dentro. Sparo al fra. No, aspetta. Quindi bisogna sparare al fra. Okay. Non si può sparare ancora al fra. Sì. Ah no, perché non c'era. La... Ma poi ci sparava a noi e suonava comunque l'allarme, quindi muoviti. No, non si può sparare più di un colpo, più che altro. Ma quindi abbiamo... Oh! Ha vinto? A posto. Più o meno. No. C'è un altro. Di sopra. Come di sopra? Penso di sì. 6, 5. Niente. No, i cadaveri a me. Niente. Le palle di cazzo. No, ma allora ragazzi, c'è un per modo forza solamente un colpo perché altrimenti facciamo troppo rumore. Sì. No, più che altro dovete sparargli prima che lui si giri, perché quando si gira che gli altri arrivano. Che è successo? Ma come si quando si gira gli altri arrivano? Non è vera sta cosa. Proviamo a sparargli prima che si giri. Ce la facciamo, Cori, te lo prometto. Grazie dei 90 bits. Aspettate un attimo, ragazzi. Mi si è bloccato BS. Come si è bloccato BS? Un secondo che adesso sta per fare giro. Guardo, Bru pazzissimo nel culissimo. Perché non possiamo rompere il telefono? Questa è una grandissima domanda. A cui non so rispondere. Perché altrimenti è come se non avesse checkato. Esatto. Ok, stigio. Madonna che suono poi che fa, è terribile. In chat mi dicono, sì, devi sparargli prima che, che si giri. Se no attiri gli altri. Ok. Ok. Adesso appena si gira, io vado a manomettere corri. Vi avviso appena è quasi aperta e voi lo uccidete di schiena. Va bene. Ok. Pronto a prendere il cadavere. Prendere tutto. Ok. Ammazzatelo. Vai pronto. Ok, puliti ragazzi. Lo stronzo. Sta arrivando. Ok, dov'è il cacciavite? Mi serve il cacciavite. Fuori. Ok. Arriva uno stronzo. Ok. Mannaggia le che palle. Che successo? Che mi ha guardato ovviamente. Devo fare.
non so cosa fare. C'è la prima c'è qualcosa che ci sfugge, raga. Non l'ho mai capito. Non l'ho mai capito. È difficile questo gioco. Ah, quando rompi le cam, le guardie se ne accorgono se sono vicine. E ma come faccio a sapere se sono vicino o meno, se è dall'altra parte del muro? Vai, 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 uno vai, deve vai, controllare, vai. Secondo me. Però no, no, è un timing terrificante. No, noi semplicemente lo facciamo arrivare e poi gli disattiviamo la tessera, easy, come abbiamo fatto prima. Allora, ragazzi, facciamo così. Appena entri, vai, spara la cosa. Ma forse possiamo anche non sparare... Ah, cazzo. Ok, grazie. Okay, okay. Ok, non è allertato, non è allertato. Non è grazie a Dio. Portate dentro tutti, portate dentro il cadavere. Ok, ok, scassinate già la prossima, prossima. Vado. Ok, io prendo l'altro borsone, godo. Ok, borsone preso, chiudete porta. Non c'è più niente, berro, no? berro, rientra. No, sto scassinando il volto, è normale? Funziona? Sì, è normale. L'unica cosa è che si allerta tutti quanti sicuro se tu rompi, ragazzi, questa cosa qua. Sta arrivando gente, preparatevi, sopra. Ok. Questo è di sopra. Leo. Ma porca Eva. Aspetta il tasto, ragazzi. Leo. Aspetta, quel cazzo di fucile. Io ho visto letteralmente Leo prendere il fucile e sparare al telefono. Non lo voglio il fucile, è brutto. Restartate. Stiamo panicando, dobbiamo fare con calma. Berro, devi restartare. Lo so, volevo provare a scassare tutto. Elisa, ce la facciamo, te lo prometto, va bene? Più che altro state lasciando certe parti. Te lo prometto anche io. Calma. Sì, anche è Bomber, smettila di rompere il cazzo, ce la facciamo. Ognuno di noi c'è qualcuno che rompe il cazzo dicendo non ce la fate. No, io in realtà no. Io no. Ok. Sto già gigolando. Ok. Si gira, è morto. No, spariti già da ora magari. Ma non spariamogli in caso, entriamo senza sparargli. Si può fare anche quello, No. Eh sì, ma non riesco a picloccare così velocemente. Ok, fatto. Ok, vai. Apri. C'è la telecamera. Ok, puliti. Arrivano. E adesso c'è una guardia che se ne accorge. Ok. Chiudete, picloccate il prossimo. Sto provando a picloccare. Perché mi hai chiuso fuori? C'hai la mamma, la bandaglia, cazzo! Perché mi devi chiudere fuori? Sono un membro produttivo di questo gruppo di merda! Allora, ragazzi, il secondo non è da aprire. Cioè, il secondo basta aprire la porta, non è da... Sì, esatto. Però andare comunque piano, perché potrebbe esserci qualcun altro in fondo, perché c'è tipo il civile, quindi dobbiamo prima arrestarlo. Le mie palle sono diventate gigantesche. State panicando e basta, non devi dare 8000 informazioni. Danne ma una tu non hai dato 8000 informazioni, santi Dio. Silenzio e venite che sto piccolando, venite. Rompete la testa a questo sbirro di merda. Quanto hai fatto? Fatto, piccolato. Vai. Okay. Apri. Apri la porta. La telecamera, apri la porta. Se la rompete, aprite la porta, non posso aprire la porta. E niente, okay. Vedi che sto stronzo qua dentro se ne accorge. Ah, venite dentro, fatelo venire qua. Io intanto vado a freddare il tipo là. Non devi freddarlo, devi legare il civile. Ok. Io non ho le armi, ragazzi, porco. Preso. Lega il civile. Legato il civile. Madonna, ok. Se non salvo lo schivi di Babidi. No, ma se un altro dietro che se ne è accorto, tipo. No. C'è un altro qua, bisogna andare su. Vabbè, sopra c'è il picklock. Sopra c'è il picklock. Corri. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ragazzi, ho dato fatal error. 3. Ma come un'altra volta? Ragazzi, nuovo, non ce la faccio più io. Sto gioco di merda, lo chiudo. Posso avere un attimo di pausa e riproviamo l'ultima volta? Posso avere un secondo di pausa e lo riproviamo l'ultima volta, per favore? Cristo, Dio, questo è il livello facile? Questo è il primissimo cazzarola di livello! Mi dice pure la sessione privata, quindi mi fa entrare. Adesso ti invito, stai calmo. Chi ha scelto il gioco di stavolta? Questo gioco era doveva essere incredibile. Io aspettavo questo gioco con tutto il mio cuore. Metti la lobby pubblica, così se crasho rientro. Ok. Allora, secondo me c'è un modo per distruggere la videocamera senza allertare nessuno. Allora, facciamo una pausa. Prendete un bel respiro. O io, prima che sparate alla videocamera, vado a controllare se quel tizio è vicino o lontano. Che in quel caso, appena è lontano, io vi dico sparate alla videocamera. Ok? Oppure non si spara alla videocamera, ci si sta sotto? Si può. Sì. No, penso bisognerebbe comunque essere coperti in qualche modo. Vabbè che se entro con un cadavere, obiettivamente, è una cosa che è piuttosto sgamo. Allora poi esco. Sì. Comunque devo dire, tipo, che sentire sedia che sclera è ancora più divertente che sentire piedi piatti.
Ok. Allora. Però Bro, sono pronto a sclera è dannatamente divertente. Berro Fronzo. Tu. Cioè, piedi piatti. Berro Fronzo è, credo, the best entertainment quando si incazza. Chi è che ha sparato? Quell'altro si era girato e ti aveva puntato la pistola contro. Poldo. Sì, ma l'hai sparato con il fucile? No. No, che è Poldo che ha sparato. È stato Poldo. È stato Poldo bastardo. Ah, ecco che è stato... Cioè, io ho fatto tutto quanto così, solo che quando Poldo, sei girato gli ho dovuto sparare per panicare. Forza. Poldo, non devi panicare. Poldo, non devi panicare. Devi panicare. Dai, ragazzi, non mi prendete in giro. Io sono vostro amico. Per ora. Ok, no, sono pronto a sparargli. Andiamo. Tutti siamo pronti a sparargli. Guardate Leo come vibra. Ok. Ok, ok. Go. Let's go. Cadavere, dai, cadavere. No, niente. È il tizio fuori si insospettisce subito. Vai. Nessun problema. Nessun problema. Appena arriva, lo sparo. Ma sei il secondo qui che quando spari la telecamera si insospettisce? Ma non arriva il tizio. A posto. Finito, finito, oh, silenzio, 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 silenzio. Save game, come si fa? F5. F5. Ce la facciamo, raga, questa è la volta buona. Fuori non me lo ci sento. Sono macchie di sangue, cadaveri, gente sbudellata, porco due, vero? Ok. Dov'è che so. Ci serve per sopra. Questo qua togliamolo da qua, nel dubbio. Ce l'ho nel borsone. Tizio legato, okay. Perfetto. No, io non ho niente. Erro, ragazzi, io un borsone non ce vabbè, la posso fare. Non ce la posso fare. Ah, è vero, puoi rientrare. È sedia che la sta ostando. Andiamo su. Quindi, allora. Aspetta, abbiamo il... cacciavite? This is the Poldo. Le finestre, raga, allertano... Quelli fuori. I civili, sì, le persone, non lo so. Allora, window locked. Non funziona. Ragazzi, andate avanti, io vi guardo. Quando li vedete, no. Mi Discord. No, ma non voglio... No, si fa tutti assieme. No, si fa tutti assieme, dai. Leave game. Entra... Ah, aspetta. Ti ha invitato a giocare. Vabbè. Entro nella lobby di Poldo. Mamma mia, ma perché lo dà solo a me sto errore? Fatal error significa che praticamente Poldo è stato trovato nella vita reale. È stato svuotato. È stato svuotato. Pubblica la sessione. Gioco di merda. Sessione pubblicate. Cosa devo fare? Probabilmente perché erano in partita che non ti fa entrare. Ti ho invitato. Nel mentre avevo invitatos. Ok, ci sono. Comunque ragazzi, a me questo tipo di giochi piace un sacco, però questo qua obiettivamente sì, da pulire un po' che stressante. Dobbiamo provare qualcosa tipo Hitman o Payday 3. No. Berro, ti ho invitato. Ma fa sì, caca Payday. Mi fa loading. Ah, okay. Ok, ci siamo. Berro non ha il nome tra me. Eccolo, è arrivato. Ok, Berro, ragazzi. Si chiama Massimiliano. Massimiliano. Buonasera 805 giallo, sei venuto a vedere i gamers? Perché non stiamo facendo il gaming. 151 il gaming. Allora, sai qual è la cosa? Oh, ecco. Ci siamo, corri. No. Sì, correte. Forza. Io giglo. Vai, gigli. Mi è volata la borsa. Mi è volata la borsa. Aspetta che gliela prendo. No. Ok, ecco. Sta arrivando il sopra. Io tiro dentro il cadavere. Ok. Prendo la borsa. Dobbiamo giggolare? Ah no. Il sopra arriva, eh. Gli ho preso il coso. Sta arrivando anche l'altro. È arrivato l'altro. Merda, okay. No ragazzi, niente. Sono stati allertati entrambi, abbiamo perso. Restart. Ma come, no? Ma come? Ragazzi, non c'è questo qua, il telefono qui Ma dov'è il coso di questo telefono? Sopra, penso. No, ma com'è che si cosa questo? Che vita di merda. Mi chiamo Maurizio. Scappo dalle finestre. Addio. No, io non ce la faccio. Chi manca da restare? Voglio terminare il mio... Secondo me c'è qualcosa che stiamo mancando. C'è qualcosa che stiamo mancando. Secondo me stiamo facendo troppo di fretta. Che ti vai raga, a sentire, Ash, al concerto? Che ti vai a sentire? No, ma ne voglio farla stealth, sennò... Se no, che senso c'ha non farla stealth? Ok, let's go, boys. Gigla. Sto giglando, cazzo. Come si... Come... Fatto. Giglato. Ora, aspetta, non sparare alla videocamera. Perché non sparare alla videocamera?
Ok. Si può andare sotto la videocamera? Ok, sì. Wow. Ok, ma fatemi prendere il borsone. Aspetta, quindi vuol dire che... Aspetta, ora possiamo fare la cosa di girare per vedere se quell'altro guarda la telecamera? Eh? Cosa? Voi avete detto che se si spara una telecamera, aspetta, gli agenti vicini se ne accorgono. Allora, questa telecamera devo sparargli perché ci guardano, sedia. Quindi questa gli sparo. Quale? Arriverà il tipo dove da sei? Questa porta. E la mettiamo qua, quindi è... Ma c'è bisogno di aprire questa porta? Ok, guys, no, non no, è stato no. Allertato. Non è stato allertato, non è stato allertato, perfetto. Quindi, semplicemente... No, però, aspetta un attimo, questa roba qua comunque la dovremmo eliminare, perché alla fine dobbiamo aprire il vault per prendere i soldi. Sì. Quindi, aspetta, possiamo fare il trick che avevate detto prima, che uno guarda se dall'altra parte c'è la guardia che arriva e l'altro no? Che cazzo hai detto? Non ho capito. Allora, voi avete detto che sparando alle cazzo di telecamera... Ascoltami, sì. Sì, gaming per un attimo. Ok, ok, tu sto hai detto gaming. Che se io sparo alla telecamera, le guardie che sono vicine in generale se ne accorgono. Mm. Quindi, un altro non può... Basta ristrutturare la stanza, Poldo. Quindi una persona non può andare dall'altra parte per vedere se si allerta la guardia del cazzo? Sì. Fatal error. Perfetto. No, Dio santo. Dai, io sedia, lo stai facendo apposta. Basta. No, Poldo. Basta. Adesso vado di là, prendo il mio fucile e faccio una strage. Gioco di merda, niente da fare. Raga, è stato un piacere, amen. Sarà per la prossima volta. Avremo ragazzi, un gioco migliore. Oggi non è riuscito. Oggi fallito riuscito. Totalmente. Abbiamo fallito il gaming. Ah, proprio oggi basta, finito tutto quanto. No, vaffanculo, Berro. Non vaffanculo a te, vaffanculo al gioco. Però vaffanculo alla situazione. Cioè, è sviluppato col pisello, Cristo Dio. Madonna, ha preso il pisello e ci ha sbattuto sulla tastiera. Dobbiamo quindi rigiocare a Lethal Company, raga. Adesso. Moddato. Ora, no, io rigiocheremo a Lethal Company moddato. Santo è molto carino Dio. Come gioco. Peccato che è sviluppato malissimo. Dio boia. Io ho Lethal Company ancora installato, ma non è. Non è capace di giocare. Io ho Lethal Company ancora installato, ma non c'ho le mod. Vabbè, le troviamo. Devi suonare tu, Ash. Ma che non figo. Non oggi. Ah, in generale. Va così bene. Abbiamo fatto solamente un'ora e mezza di gaming. Un'ora e mezza di gaming. Sì. Va bene. Andiamo su Pandora adesso. Così, a caso. Va bene amici, io vi saluto. Vado a spararmi in testa. Ciao gamers, è stato un piacere. Una bella pera. Ciao persone bellissime. Oggi il gaming è fallito. Ciao patatini. Oggi è stato fatto un tentativo di gaming, ma non un gaming. Ciao Massimiliano. Ma adesso noi aspetta, ma sai, sedia. Ma quando ci troviamo a fare il Secret Santa? Tra un'ora. Okay. Comunque sedia. Sai qual è la cosa più strana di tutte? Di cosa? Di Massimiliano? Esatto, che io non mi chiamo in realtà Massimiliano. E come ti chiami? Max? Io mi chiamo Alessandro Massimiliano. Quindi Massimiliano è il tuo secondo nome? In teoria sono entrambi i primi nomi perché ce li ho entrambi sulla carta d'identità, sotto la voce nome. Cioè io mi devo firmare per esteso Alessandro Massimiliano Rossi Beresca nei cazzo di cosi ufficiali. Ma si può dire come ti chiami di cognome? E sti che è? Perché no? Che cosa? Cioè, io non dico il mio nome e cognome in chat. Perché nessuno tu sei lo sa. Famosissimo. Va bene, non è quello. Io sono Berro Fronzo, ho detto Alessandro Massimiliano. Io rompo tutto. Alessandro Massimiliano di cognome? Decimo Meridio, Aurelio. No, esatto. Rossi. Rossi, fai di cognome Rossi. E poi c'è un altro cognome ancora, però sì. Ma vero? Te lo giuro. Cioè, dopo chiami... ti mando la foto della mia carta d'identità, ti mando il codice fiscale, Dio caro. No, vabbè. Però il codice fiscale fa l'SS perché inizia con Alessandro, tipo. Porca Eva, cioè sei un tipo un... Un nobile, un imperatore. Esatto. I miei, dato che tipo avevano la megalomania di sta cosa. Io sono stato concepito, non Alessandro sono nato, ma sono stato concepito il giorno dopo del disastro di Chernobyl, ok? Oddio, okay. Il giorno dopo, e quindi praticamente quando... poi hanno detto, oh no, è esplosa una centrale nucleare. No, dato che era un miracolo praticamente che ci fosse un bambino in quelle condizioni, ho detto, dobbiamo dargli un nome importantissimo. E praticamente i miei litigavano se darmi Massimiliano o Alessandro perché erano entrambi nomi di imperatori, gente importante, no? Infatti è fichissimo. E quando praticamente sono nato, mio padre non era presente perché era tipo in giro per lavoro, no? Okay. E quindi quando sono nato mia mamma mi ha dato ai dottori e ha detto questo qua è Massimiliano, ho fatto nascere Massimiliano. Mentre mio papà, che pensava di aver ragione con Alessandro, è dato il giorno dopo a Trieste a immatricolarmi come Alessandro e basta. E quindi in quel momento ero un bambino con due nomi diversi. E quando praticamente si sono incontrati in ospedale, hanno detto, ma che cazzo hai fatto? No, tu che cazzo hai fatto?
E per risolvere questo problema hanno aggiunto Massimiliano dopo Alessandro. Quindi ce li ho entrambi i primi nomi, tipo. Questa è la... Però ti chiamano tutti Max o Massimiliano? Tutti quanti, perché sì, perché io mi faccio chiamare Max. Io mi presento come Max e mi chiama Max. Però questa qua... Beh, è tutto vero, eh. Minchia, la... wow, questa è la bello flonzolor. La bella flonzolor, esatto. Minchia, Johnny. Minchia, che spettacolo. Sei potentissimo, vero? Cioè, quindi puoi tirare tipo un pugno fortissimo adesso. Io che mi c'è posso qui. Tipo presentare con un nome e un cognome diversi a due persone diverse e in ogni caso e avere ragione. È legalmente giusto e sensato. Porca miseria. Mi piace. Vero. Mi piace. Adesso allora... dire Massimiliano ti farà ancora più ridere, capito? Esatto, sì. No, adesso ogni tanto faccio Alessandro. Devo vedere se me ne accorgo. Bellissimo, sarà molto divertente questa cosa. Per vedere se mi giro, perché io ci metterò un attimo a capire. A capire che qualcuno ti ha chiamato Alessandro, va bene. Esatto. Va bene, boys, è stato un vero piacere. La bello flonzolore è stata fatta. Ciao, signore e signori, grazie mille per il gaming di questa sera. È stato un piacere, ragazzi. Io rimango con la chat un paio di minuti a salutarli e poi ciao belli, goodbyes. Ciao ciao. Ciao Leo, a dopo. Ciao, io stavo finendo il livello. Come stai finendo il livello? Sì, sto mettendo i soldi nella borsa. No, no, me ne vado. Sono sentato dentro e hai fatto le cose. Sì, sì, sto mettendo i soldi nella borsa. No, non... Però giù, guarda la mia live, senti, guarda la mia live, sto mettendo i soldi nella borsa. Aspetta, va bene, aspetta. Ragazzi, vado a fare del gaming, a dopo, ciao. Ciao, ciao gamer, a dopo. Ciao, aspetta, ciao. Fammi vedere che cosa sta combinando questo babun che non è alto. Sto mettendo i soldi nella borsa. No, fatemi capire che cosa sta succedendo. Allora, sto aprendo Opera un attimo. Soldi nella borsa. Twitch. Ecco qua. Come cazzo non l'hai fatto? Facendo una strage. No, amore, no, facendo una strage. Ma stai facendo... Ah, ecco, non si vede, aspetta. Opera. Ma vi rendete conto? Ma hai fatto una strage, cioè li hai sparati. Sono entrato dal primo momento con l'arma in mano, uccidendo tutti. Ok. Vi rendete conto? Vi rendete conto? Questo è il tipico Valorant player. Sto ancora guardando? Sì, sto ancora guardando. Guarda l'entrata. Aspetta, guarda appena... Stai... Allora, guarda, hai preso un'altra borsa, non si sa mai, no? Allora, aspetta, posso... Pazzesco. Posso... Scusa, sto ricaricando un attimo, arriva. Ok. Guarda il sopra adesso. Aspetta. Vuoi sparargli a lui? Guarda sopra. Diciamo che non è stata probabilmente una passeggiata. Non era stealth. Benessere. Oh mio Dio! Hai fatto una strage! Tutti. Ho ucciso tutti. Tutti secchi andati. Quindi abbiamo sbagliato a giocare. Quindi a fare stealth. Non arriva nessuno. Non ci sta arrivando più nessuno. Ma è una cosa terribile. Perché? Cioè, a te la borsa dovevi riprendere pure. Devo... Guarda che sta combinando. Normale giornata nella mia scuola. No, ragazzi. Io devo rompere questo. Cioè, loro dove stanno andando? Non lo so dove sono andati loro, non ho idea. Guarda di qua. Questo qua dovrebbe aprirlo? No, come si apre sto vault? Hai visto saltato il tizio. Non so come si apre il vault. C'era anche un'altra di porta con quella. Ah, devo proteggere questo qua, mi sa. Ma che proteggere? Il power box, vedi che si sta rompendo pian piano? E loro possono fixarlo? Vedi che se me lo fixano ogni tanto? Che vuol dire? Bisogna entrare anche qua. Ma rompi i vetri di quello e mettici i gioielli in mezzo, no? Non lo so come funziona. Cioè, adesso sono troppi. No, non morire. Niente, è andata. Vabbè. È andata. Vabbè, bro. Che ti devo dire? Che dobbiamo fare? Sono un po' triste. Sono un po'...